Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante e anche molto veloce e molto facile. Come si fa a georeferenziare un raster? Un raster che cos'è? È praticamente un'immagine. Noi abbiamo questa semplice immagine della regione Umbria con uno sfondo trasparente, quindi il raster può essere anche un'immagine PNG, come abbiamo visto. La quale, non avendo le coordinate, non essendo georeferenziata, se viene inserita in un programma GIS come QGIS, non viene correttamente allineata alla mappa. Allora, vediamo subito come si fa. Noi andiamo in QGIS, per esempio, utilizziamo come riferimento, siccome ce l'abbiamo, nel menu delle tiles abbiamo OpenStreetMap. E lo doppio clicchiamo. Questi sono praticamente dei web services, cioè sono servizi forniti dal web che funzionano soltanto se si è collegati alla rete, perché non vengono scaricati tutti, diciamo, all'interno del locale del nostro computer, ma provengono dalla rete, vengono rirenderizzati e ricostruiti al volo. Questa è la nostra mappa dell'Italia. Se noi per esempio facciamo questo tipo di errore, pensiamo che è possibile inserire un'immagine dell'Umbria e aspettarci che il QGIS ce la collochi immediatamente al centro dell'Italia, ebbene noi ci rendiamo conto che così non si può fare. Facciamo la prova, aggiungiamo un nuovo layer, non è un vettore ma un raster, cioè un'immagine normale, una mappa di bit. Clicchiamo il pulsantino e la ricerchiamo all'interno della nostra scrivania. Ecco, questa è la mappa di bit che rappresenta la regione Umbria con lo sfondo trasparente. Facciamo apri. Questo tipo di file non ha le coordinate interne, non è stata georeferenziata. Allora che cosa fa? Il programma praticamente intanto ci dice che non c'è un sistema di riferimento valido, non c'è il map datum, non c'è niente. Ma poi non è in grado di collocarla all'interno della penisola italiana. Vediamo dove l'ha messa. Ha inserito un nuovo layer, vedete, ma se noi facciamo tasto destro, zoom sul layer, vedete che noi siamo in mezzo al nulla. Vediamo dove siamo andati. Prendiamo lo zoom all'indietro e continuiamo a cliccare fino a quando non appare, diciamo, una qualche mappa per renderci conto dove è stata erroneamente messa. Vedete dove siamo? Siamo vicino alla costa ovest dell'Africa, perché questa immagine raster, differentemente da un vettore, non è georeferenziata, non ha le coordinate e quindi il programma non sapeva dove metterla. Quindi non si fa così. Facciamo tasto destro e rimuoviamo il layer. Noi oggi utilizzeremo uno strumento che non è molto professionale, ma che almeno ci consente al volo di capire come si fa a georeferenziare un raster e di che tipo di argomento stiamo trattando. Allora, noi andiamo nel menu plugins, siccome questo plugin non è installato di default, scriviamo e clicchiamo gestisci installa plugin. Andiamo in quelli non installati, nel motore di ricerca scriviamo proprio georeferenziare, cioè, e ci fermiamo perché appare subito, vedete, freehand raster georeferencer. È questo qua, lo selezioniamo e lo installiamo. Attendiamo un attimo che venga prelevato da internet, anche per questo tipo di operazione è necessario essere collegati ad internet con il computer. Vedete, è stato installato, chiudiamo e ce lo ritroviamo qui. È una nuova barra, cioè questo plugin, la persona che l'ha fatto, praticamente ha deciso di costruire una nuova barra. Questo è il pulsantino che noi dobbiamo utilizzare, infatti add raster. Per aggiungere al nostro progetto una nuova immagine raster. È da qui che si fa. Allora facciamo così: noi, per avere un riferimento per allinearlo, aggiungiamo un altro vettore, facciamo aggiungere e aggiungiamo il vettore, ad esempio, che noi abbiamo della regione Umbria, la quale regione Umbria è già georeferenziata, così possiamo avere un riferimento. Andiamo dentro la cartella dell'Istat, regione Umbria, sempre lo shapefile, gli SHP sono i vettori, apriamo. Aggiungiamo, attendiamo un attimo il caricamento, questo caricamento invece avviene dal computer locale, dalla nostra cartella, e vediamo che è stato messo il vettore, il layer vettoriale della regione Umbria. Noi lo utilizzeremo per avere un riferimento per poter georeferenziare e allineare l'immaginetta, quella che abbiamo preso dal computer. Allora, adesso possiamo utilizzare questa barra, utilizzeremo questi tasti qua, per esempio add per aggiungere il raster, Move MO per muoverlo e poi i due puntini per poterlo allineare. Allora clicchiamo Add, andiamo su Browse, andiamo nella nostra risorsa che è la scrivania e riprendiamo il PNG, l'immagine della regione Umbria. Facciamo apri e diciamo Add New. Vedete che è stato aggiunto un nuovo layer. Questo layer è vettoria, è raster, chiedo scusa, ed è trasparente, però vedete che non si allinea, è stato messo così casualmente. Noi con il tasto MO, che significa Move Raster, lo prendiamo e come riferimento, per esempio in questo caso prendiamo questo pallino qui, lo
Vedete, noi abbiamo allineato questo pallino qui perché questo pallino qui va bene. Siccome questo è un tool che consente di allineare un raster con due punti e utilizzeremo il tastino 2P, mentre questi tastini diminuiscono e aumentano l'opacità del layer per poter orientarci, noi come primo punto utilizziamo questo pallino. Come secondo punto utilizzeremo questa specie di angoletto qui di penisola. Allora, prendiamo il tastino due punti, il primo facciamo un clic e diciamo questo è il primo punto di georeferenziazione, clic e viene messo il puntino rosso. Il secondo invece sul raster clicchiamo e manteniamo premuto fin quando ad occhio non riusciamo a raggiungere un allineamento che diciamo sia compatibile con le nostre necessità. Va bene così, lasciamo ed eccolo, questo qua è una georeferenziazione fatta a mano, infatti il tool si chiama freehand, fatto con due punti. Il primo punto ad occhio l'abbiamo messo qua con il tastino 2P e il secondo punto l'abbiamo trascinato con questo angoletto. Adesso finalmente noi ci possiamo rendere conto, se andiamo nel menu progetto alla voce proprietà e noi mettiamo la georeferenziazione non in metri ma in gradi, minuti e secondi e facciamo ok, adesso possiamo vedere, se togliamo per esempio sia OpenStreetMap che il layer della regione Umbria, vediamo che, e lo mettiamo a tutta opacità, noi vediamo guardando qui che è stato correttamente georeferenziato perché a tutti gli effetti Perugia è 12 gradi est dal meridiano di Greenwich e 45-43 gradi nord dall'equatore. Quindi questa è la maniera, è una delle maniere che ci sono per poter georeferenziare un'immagine raster. Noi abbiamo installato il plugin Freehand, lo troviamo fra gli installati, vedete Freehand Raster Georeferenza, e poi abbiamo utilizzato il tastino Add per aggiungere l'immagine, MO per muoverla e poi 2P per fare i primi punti, i primi due punti. Il primo è una cliccata singola e il secondo è una specie di click and drag, quindi si clicca e si trascina. Abbiamo usato questo punto di riferimento fisso e questo qui immobile. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, speriamo vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.